signori, siamo tornati con un altro scherzo delle Iene. Quello fatto a Donnarumma. Credo vi sia piaciuto perché lo sto registrando praticamente dopo 5 minuti che ho finito di registrare quello di Donnarumma. Nel video precedente avrei detto che avrei dovuto fare quello a Immobile. Però Immobile, lo scherzo di Immobile, lo hanno fatto quelli di Scherzi a Parte, non quelli delle Iene. Che c***o cambia niente, probabilmente comunque lo faremo poi in futuro. Fatemi sapere se comunque vi va di vederlo qua sotto nei commenti. Mi raccomando sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e di lasciare 25.000 like per avere un altro scherzo, un'altra reaction o qualche altro scherzo a giocatori, a nonne, a personaggi dello spettacolo. Se questo video arriva a 50.000 mi piace, faccio uno scherzo a Murri. Così mi organizzo. Detto questo, questo è lo scherzo fatto a Verratti. Ratti all'assalto di Verratti. Gioco di parole. Eccoci qua, eccoci qua. Marco Verratti, centrocampista italiano che gioca tra l'altro anche nella nazionale italiana di calcio gioco. Per portarlo nella Vildumir. Da ok. Allora, nessuna offerta da parte delle nostre squadre lo ha convinto a tornare in patria. Esattamente, poi, gioca in France. Non so se gioca ancora al PSG, io non capisco una sega, però non so se gioca ancora al Paris Saint-Germain. Alcuna intenzione di lasciare quell'autentico. Che bella Parigi, mamma mia. Vogliamo da Milano a Parigi. E trasformare la vita parigina di Marco Verratti in un inferno. Wow, fratam. Vati a Parigi. Ok. La fidanzata di Marco, Jessica Heidi. Jessica Heidi. Jessica è una modella di origini sì. marocchine che da un anno vive con. Complimenti a Verratti comunque per la scelta, sempre oculata. No. No, loro no. La barriera linguistica non perfetto, non sanno parlare un cattivo. Esprimendoci a gesti, riusciamo a capire. Esprimiamo a gesti. Wow, fratem, wow. Ah, raga, vedo, raccontare questa. L'altra volta ero in macchina. Non so che cazzo c'entra, ma vado a raccontare. L'altra volta ero in macchina e c'era un tizio che, vi giuro, non so per quale motivo, guidava con una mano sul volante e l'altra praticamente sul tetto della macchina. Cioè, praticamente chi se l'ha così, raga. Cioè, immaginate che qui c'è il tetto della macchina. Lui dall'interno, dal lato guida, è appoggiato proprio sul tetto della macchina. Probabilmente questo qui stava parlando con la famiglia dentro, con qualcuno, e mentre probabilmente parlava questo gesticolava dall'esterno, ma non lo vedeva nessuno. Ma che gesticoli se non ti vede nessuno? Ecco, quella era proprio l'immagine. Dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano. Piccola parentesi, continuiamo. Secondo me, tre topi in casa. Ma è anche la città dei topi. E per Marco sono una fobia. Parigi è la città dei topi. Beh, ci hanno fatto Ratatouille, c'è un motivo. Donna li avverte che è stato avvistato un topino nello stabile. Nulla ah, ok. Un disinfestatore è già all'opera. Perfetto. C'è la deratizzazione alla maison. C'è un piccolo topin. Perché mo ti... Cioè, questo uovo, oh, fratem, prende quel cazzo di topo. Non la prende benissimo. Due giorni dopo, ecco Jessica e Marco che arrivano in aeroporto a Parigi. Con loro okay. c'è Antonio, amico d'infanzia di Verratti. A prenderli è venuto invece Mimmo, il tuttofare del calciatore, anche Antonio, Mimmo. Visti i tempi che corrono, Antonio distribuisce a mucchina al resto della compagnia. Esatto, meglio così, igienizziamoci le mani. Marco non sospetta che poche ore prima noi abbiamo spazzato tutto l'appartamento dei piccolissimi topini in gomma. E così, come se nulla fosse, topini in gomma. Minchia. Ma guarda come corre. Oh, frate, ci stanno i topi. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Che cazzo è la lingua di Paperino, raga? Sai qualche parola di francese? La sai già, no? Hai studiato francese? Già c'è italiano. Mi sa più francese. Temerario si sta spogliando, chi sta facendo? A petto nudo, ma prima manda in avanzo coperta al suo amico Antonio. Oh, vedi che cazzo è? Ciao, che mi dice? Ciao, io me ne vado. Sì, chiaramente. Sì, chiaramente. Il suo incubo peggiore si sta avverando. Beh, che mica fa? Senti, lasciare del formaggio in giro per casa non è la cosa più intelligente. Infatti, non è la cosa più intelligente. Gli attiri, fratello. Sta morendo, raga, c'è stacca cazzotto. Sta morendo, ragazzi, lo sente proprio addosso. Cioè, sta sul tavolino. Qui, al sicuro, Verratti prende una decisione drastica. Sul tavolino al sicuro, non lo prende nessuno. Marco Verratti. Buongiorno. Operazione fuga dai topi. Cioè, sta affittando una casa per andare a stare. Ok, devi loro parlare. Devi parlare. Ok. Porco dio, 2000 euro a noi.
2300 euro a notte. Frate, per un topo. Ma piuttosto, guarda, piuttosto sto tutta la notte sveglio, lo ammazzo io il topo. Nel frattempo è arrivato. Cioè, rubato 300 euro a notte. Marco ormai stremato si accascia. Ma non li vede che non si muovono. Il tiratizzatore invece sembra totalmente a proprio agio. Ho già l'hotel. Sì, è tu rumorato 100 euro a notte. Complimenti. Ci pensa Antonio a far tornare l'ansia di Verratti ai livelli di guardia. È giusto. A questo punto Verratti che schifo. Decide che è giunto il tempo di separarsi dal suo amato tavolino. Tanto complimenti per la TV. Mi sa che si è trasferito da poco in questa casa. Tutti i pacchi ancora impacchettati. Non fidandosi, chiede al suo fedele scudiero di controllare di nuovo. Finalmente sono morti. Adagiare le sue stanche membra sul letto e rilassarsi con Jessica. La sua idea di come passare la prossima mezz'ora è fin troppo chiara. Ma la stanza, esatto, anche senza i topi è sempre più affollata. Intanto c'è Kiddo, chi fai? Edo ce ne ha fatto un camo, ma se può. Intanto Kiddo ci tocca Min. Cioè quello ha messo gli occhi. Che... Ma come fa così? Poi finalmente anche ci tocca Antonio il culo. Che succede? E così Verratti finalmente solo si avventa. Mi dissocio, signori di YouTube, caramente. Sapendo che le nostre telecamere sono in funzione, prova a capire se invece che della patata Verratti può accontentarsi di altri alimenti. No. Oh, Verratti. Fra te! Mi dissocio, censura. Fermiamoci un attimo, mandiamo la pubblicità. E così il centrocampista abruzzese si toglie la maglia come dopo un gol al 90esimo e riprova a forzare la difesa della sua amata. Così? A gratis? Cioè, che cosa sto guardando? Niente, a Verratti sconsolato ripiega in difesa. Decide che è meglio andare a scaricare i bollenti spiriti al campo. Pensavo si stesse... Madonna, raga, pensavo si stesse facendo da sola. Mi sto lavando in mezzo alle palle, ho detto ma lo sto facendo sul serio. In macchina, a digiuno d'amore e di cibo, il suo pensiero torna ai topi. Cioè questo passa dal letto subito alla macchina ad allenarsi. Così. Noi nel frattempo ci prepariamo a dargli la mazzata finale, nascondendo in casa un topo finto delle dimensioni di un piccolo cane. C'è un topo delle dimensioni di un piccolo cane. Che cazzo? Ancora parla di setucce. Topo bianco, la strada così. Tratta della specie di gran lunga più difficile. Topo da trovare come in quasi tutti i paesi. Ma comincia a farlo? Quello bianco. Quello bianco da vita all'oggi, perché è uno. No, dice involontariamente. Involontariamente. All'oggio. Ma quindi pagavamo pure la fitta e pagavamo stasera. Antonio, ormai perfetto. Comunque Verratti un po' come me con i Jacky. Dove andrò a vestire? Con i Jacko, Jacky, vabbè. Quelli lì. Mi fa schifo, è una cosa che mi fa senso. Il topo mi fa schifo, perché se porto mi fa schifo. Vabbè, il topo bianco è pulito, no? Ma chi è di questa cazzata? Da prenotare. Forse. Un albergo da 2300 euro a notte. Cioè, Cristo sa che è da spendere 2300 euro di hotel. Folle, follia, cazzo. Follia, quando c'hai i sordi. Arriere, cioè, sei venuta a con tutte le scarpe sul letto, ma come cazzo sei messo, fra? Antonio, spostando la famosa valigia, trova il topo gigante. Porco due. Con tutti i scappellini lì. Guardali. Antonio, oddio, raga, la faccia, dovete guardare la faccia sua, raga. Topo gigante. Con uno scatto mamma si gira, mia, e raggiunge la panchina. Verratti scatta in piedi per difendersi. La faccia di Verratti, raga, morto. Come una spada. E il morto, guarda. Scudo. Poi prova a spaventare l'avversario con delle urla selvagge. Voglio conoscere chi ha montato sto scherzo, GG. La strategia di Verratti prevede che la fidanzata vada a chiudere la porta. Com'era? Ma com'era? Così. Così. Il terrore si grande, grande quando va. Mimmo, Mimmo, wow, Fradm. Ci sono un ratto grosso come un iPad. Come iPad? Ah, mi te lo chiudo su questo, però io sono buttato alla finestra, ma è vivo, cammina. Non lo so, ho visto una cosa così male. Il è vivo? No, sta fermo, non lo so se è morto. Ma è morto? Non lo so, vai a vedere, io non ci vado. Oddio!
Sembra tirare l'ultimo. Oddio! Minchia, raga, il cazzo è top sceneggiatore. Oddio! Non ho mai visto un topo così grosso. È morto, è sicuro. Jessica, ma poi come cazzo fanno a entrare i topi in casa se non tieni le finestre aperte? Ma sei morto, frate? Che cazzo te ne frega? Che cazzo fai? No, le morte. Minchia, che brutto! Porco due, raga! Sembra vero! No, che schifo! E perde subito una quindicina di anni di vita. Poi fa l'errore di ingrandire la foto. E qui ha uno spasmo simile a qualcuno che ha visto il demonio. Sta morendo, raga! Sì! Che linguaggio parla? Verratti vuole scappare da casa, ma proprio fatto in quel che vicino alla valigia arriva Mimmo insieme all'inquilina del piano di sopra, che ha un problema ancora più grande del suo. È un fan che abiti sì, che viene a perdere un serpente che si mangia i topi. Ma veramente, raga, surreale la cosa, dai. Quindi se fosse ancora Mica, chiaro, raga, in casa dei Verratti, oltre a dei topi giganti, ci potrebbe essere anche un serpente. Sì, ma per se i serpenti, se i serpenti uccidono i topi. Ma ci sono serpenti, se ancora ci sono tutti i topi lui. Ma fa culo. Supposizione. Raga, però non so cosa sia meglio, il serpente o i topi. Secondo me è il serpente. Oddio, non lo so, nessuno dei due forse. Ma tra l'altro tutte ste... No, raga, beh, io sono malato. Tutte ste lenzuola bianche con le scarpe sporche, raga. L'inquilina del piano di sopra. Ah, eccoli. Di serpenti è entrata in casa e chiama a gran voce il suo animale. Wow, frateme! Minchia! E mo' quella ha speso 2200 euro, 2300 euro di camera d'hotel. Ma sei pazzo comunque. Ti sei cagato addosso. Ti sei sentito un po' un topo in gabbia? Che cazzo l'ha fatto? Ma tu ti immagini chi sei in Francia? Dice, vabbè, le iene non mi cagheranno mai il cazzo. Quindi stasera puoi dormire qua, sei tranquillo. Se dormi in hotel ormai ero andato sull'hotel. Cioè sei talmente traumatizzato che oggi dormi in hotel. Scietto, tanti soldacci ce li ha. Ragazzi, che dire, questo era l'altro scherzo delle iene fatto un altro giocatore della nazionale italiana, ovvero Verratti. Non so chi sarà il prossimo, fatemi sapere se volete vedere quello di Immobile, anche se non è effettivamente fatto delle iene, magari non avrà la stessa epicità di questi. È stato forse il più divertente, il più innocuo tra tutti, perché quello di Insigne, raga, pesante. Quello di Donnarumma, pure abbastanza pesante. Questo molto tranquillo, molto divertente. Che dire, signori? 50.000 like, faccio lo scherzo a Murri. Ciao. Ma che cazzo guarda?